circolo di conflittualità e dunque la sfera politica rappresentativa ha il compito di ridurre, se non di neutralizzare, questo pluralismo per far sì che l'unità dello Stato possa scaturire da una sfera che è immunizzata dal contatto col pluralismo e con, diciamo, gli interessi che lacerano la società. Qui questo è il primo tema che io volevo porre, credo appunto anche col tema sintetico che sottoponiamo al professor Müller. Aggiungo solo e poi taccio che a mio avviso da questo punto di vista, cioè se il populismo è questa pretesa di far parlare il popolo con una volontà singolare, dunque la negazione della sua natura intrinsecamente plurale, credo che da questo punto di vista la Costituzione italiana, così come per altri aspetti la Costituzione americana, ci offra un argine solido, perché nella Costituzione italiana il popolo è definito sovrano, come dice l'articolo 1, ma poi è definito negli articoli dei principi fondamentali nelle sue strutture plurali, formazioni sociali, autonomie territoriali, minoranze linguistiche, confessioni religiose, cioè emerge un'idea che molto spesso ci dimentichiamo di popolo come realtà irriducibilmente plurale. Dunque, sovranità del popolo vuol dire che nessuno può parlare a nome del popolo, nessuno si può appropriare della sovranità popolare. E questa è la prima, naturalmente non con riferimento alla Costituzione italiana, ma con riferimento al concetto o all'esperienza degli Stati Uniti che il professore ha analizzato più da vicino, la prima questione che porrei al professor Müller, ringraziandolo davvero molto dell'onore che ci fa di essere qua. Grazie. Well, thank you for this very kind introduction. Thank you for the general invitation to be in Bergamo today, and thank you all for coming on this very gloomy evening, which perhaps reflects the political mood in Europe these days quite accurately. If I may, I will come closer to the people, okay? So, as you all know, the word populism is omnipresent in our political discourse today. All kinds of political actors on the right, but also on the left, are nowadays given this label, populist. Even some of you may remember poor Emmanuel Macron during the French presidential election 2017, at one point was called a populist. It was said that he was a populist of the extreme center, whatever exactly that was supposed to have meant. As already indicated kindly in the introduction, I disagree with those who think that we can simply claim that all those who criticize elites, or as it's sometimes also said, are angry about the establishment, are therefore automatically populists, and maybe by implication, somehow dangerous for democracy. Of course, this is what you read and hear in newspapers, on television, on the internet every day. But when you think about it, it's actually a very strange thought. Up until recently, I think any old civics textbook, any old civics teacher would have told us that keeping an eye on the powerful, be it in politics, be it in economy, be it in culture, is actually a sign of good, engaged citizenship. And come the early 21st century, we're constantly told that those who sort of are skeptical about elites somehow are dangerous for democracy. Clearly, it cannot be as simple as that. It is true, that when populist politicians are in opposition, they criticize governments and other parties. But above all, they do something else, also already hinted at. They claim, in one form or another, that they, and only they, represent what populists very often call the real people, or also the silent majority.
This might not sound so bad or dangerous. This is not the same, clearly, as racism or as fanatical hatred of European integration. And yet, this claiming of a monopoly of representing the people always has two dangerous consequences for democracy. First, and perhaps rather obviously, I don't think I need to lecture anybody in Italy about this. First, populists are going to claim that all other politicians, all other contenders for power, are fundamentally illegitimate. This is never just a disagreement about policy, or even about values, which of course, in a democracy, is entirely normal, ideally even productive. No, in a sense, populists always immediately make it entirely moral and entirely personal. The problem is always immediately that the others are simply corrupt. And secondly, and maybe less obvious, populists are also going to claim that all those citizens, all those among the people themselves, who do not share their ultimately symbolic construction of the supposedly real people, and who therefore logically also don't support the populace politically, that with all these citizens, you can put into question whether they truly belong to the people at all. If I may, two brief examples to illustrate this perhaps less obvious point. Many of you will remember the night of Brexit. At the end of that night, Nigel Farage, back then the leader of the UK Independence Party, now the leader of the Brexit Party, leading in the polls in the UK, famously said that the outcome had been, as he put it, a victory for real people. Implying, of course, that the 48% of British people who wanted to stay inside the European Union, well, on one level, aren't quite real, do not truly belong to the British people. And if you could give me one example from the other side of the Atlantic, because we really don't talk enough about Donald Trump, after all. In 2016, Trump gave a campaign speech where he said, I'm quoting from memory, "The most important thing is the unification of the people. And all the other people don't mean anything." I hope you can see where this is going, what I'm trying to make plausible to you. The important thing about populism is not anti-elitism. Any of us can criticize elites, the powerful. Doesn't mean we're right, but it certainly doesn't mean that we're somehow dangerous for democracy. What is specific and dangerous about populism is anti-pluralism, the tendency always to exclude others, obviously at the level of party politics, less obviously, but arguably more dangerously, at the level of the people themselves, where basically some citizens are told, you don't really belong, or you're a minority that isn't truly American, isn't truly German, isn't truly Italian, or whatever. And you'll be relieved to hear that I'm shutting up for a moment now and leave you to say what I said. Okay. Allora, prima di tutto, grazie mille per questa introduzione, vi ringrazio anche per l'invito a Bergamo e ringrazio tutti voi oggi per essere qui questa sera, che dove davvero il tempo non ci favorisce, che probabilmente rispecchia anche quella che è la situazione dell'Europa in questi giorni. Comunque, come abbiamo detto, la parola populismo è onnipresente ormai nel discorso politico. Praticamente tutti gli attori politici, che siano di destra o di sinistra, vengono etichettati come populisti. Anche Macron, se pensiamo alle elezioni del 2017 in Francia, è stato definito a un certo punto un populista del centro estremo, qualunque cosa questo significhi. E comunque, come è già stato detto, io non sono d'accordo con chi dice che l'elemento principale del populismo sia la critica dell'elite, perché sì, tutti criticano l'elite, tutti sono arrabbiati verso l'elite, ma non è solo questo che rende il populismo pericoloso per la democrazia, anche se questo è quello che leggiamo tutti i giorni sui giornali, su internet e che vediamo in televisione. Se ci pensiamo, fino a poco tempo fa, in tutti i manuali, in tutti i libri, leggevamo sempre che era importante tenere d'occhio il mondo politico, fare molta attenzione, anzi era un segno del vero cittadino, era proprio un segno di cittadinanza.
È solo in questo periodo che si pensa che questa tensione particolare possa essere pericolosa per la democrazia. È vero che quando i populisti sono all'opposizione criticano il governo, ma l'elemento più importante è che loro affermano di essere gli unici a rappresentare il vero popolo, quindi la vera popolazione, o come la definiscono loro, la maggioranza silenziosa. A questo punto non vi è ancora questo elemento di fanatismo di oggi, ma l'elemento principale è che loro ritengono di avere questo monopolio proprio della rappresentazione del popolo. E questo ha due conseguenze. In primo luogo, i populisti sostengono che tutti gli altri uomini politici a questo punto quindi hanno un ruolo illegittimo, sono illegittimi in quanto tali, non semplicemente perché sono in disaccordo sulle politiche o sui valori di questi altri uomini politici, il che andrebbe bene, è un elemento classico e fisiologico della democrazia, ma perché secondo loro tutti gli altri politici a questo punto non rappresentano il popolo e sono praticamente corrotti. In secondo luogo, è ovvio, è un altro elemento ovvio, cioè quello che i populisti dicono di tutte le persone che non condividono le loro idee è che solo loro, e che quindi di conseguenza non ne sostengono la loro costruzione politica, e quindi non sostengono loro come populisti, che dicono che tutte queste altre persone non appartengono al vero popolo, non fanno parte del popolo. Facciamo due esempi. Il primo esempio è la notte della Brexit. Quella sera, dopo che si seppe il risultato della Brexit, Farage, che era il principale sostenitore della Brexit, disse, e lo cito proprio, che questa era stata una vittoria del vero popolo, implicando in questo modo che il 48% della popolazione britannica che voleva rimanere in Europa in realtà non era costituita da veri britannici. Ma passiamo sull'altro lato dell'Atlantico. Trump nel 2016 diede un discorso in occasione della sua campagna elettorale, qui vado a memoria, dove diceva che l'elemento più importante in caso di sua vittoria sarebbe stata proprio l'unificazione del popolo. Quindi in questo modo escludendo tutti quelli che non rientravano in questo contesto. Quindi i populisti non si limitano semplicemente a contrastare le elite, perché tutti criticano questa cosa, ma questo non è in di per sé un pericolo per la democrazia. Il pericolo vero insito nel populismo è l'antipluralismo, e non solo il fatto di essere contro i partiti, ma di essere contro le altre persone, perché a questo punto si ritiene che queste persone che sono una minoranza non facciano più parte del popolo, quindi del popolo che sia il popolo americano, il popolo italiano, il popolo tedesco. You had asked about the Italian and the American Constitution as maybe ways that one can stop populism, or as institutions that make populism somewhat more or less likely. Which brings up, you know, the question that of course all of us are thinking about, which is which factors facilitate the emergence of populism, or as it's sometimes put, what is the root cause of populism? What is the one thing that, you know, has caused this, as it's sometimes, I think, mistakenly put, global wave of populism? Frankly, I'm a little reluctant to answer this. And the reason is that I don't believe that there is a single global cause. It's ironic, you might say, that it's often said about populists that they are the great simplifiers. They give simple answers to complex questions. But let's be honest, a lot of us, or maybe not you, but at least I also like a simple answer. I mean, if somebody could explain to me, you know, all these global developments in 140 characters or less, it would be great. So, of course, all of us would love to think that there's a single policy issue, be it immigration or globalization or what have you, that is behind it. But, and it's typical, of course, typical of professors to get up here and pedantically say it's more complicated than that. You still, I think, need to look very closely at individual national constellations, at individual factors in individual countries. So there are explanatory factors, but they're not as universal as it's sometimes made out to be. Are constitutions important in this respect? Well, yes, they can, under the right circumstances, maybe be a kind of dam. But I'm not so confident that they could somehow prevent the emergence of populism.
We've seen it in the very countries that you mentioned. So what else might there be beyond the always mentioned factors such as immigration, unemployment, etc., etc.? Let me just mention two which I think we don't talk enough about. If you found what I was trying to present to you as an understanding of populism as above all a form of anti-pluralism plausible, then maybe it's also plausible to say that populists in one form or another always reduce political questions to questions of belonging. They always end up saying to people, you're not really American, you're not really Italian, you know, you somehow don't truly belong. If that's correct, then it at least makes it easier for populists. It doesn't determine that they will succeed, but it makes it somewhat easier for populists if there is already something like a culture war going on. If there's already a sense of, oh, this part of the country versus that part of the country. So, to give one example of somebody who's much in the news these days, a great friend of your interior minister, Viktor Orban did not have to invent the kind of contrast between the cosmopolitan, liberal Hungarian capital, Budapest, and then the rest of the country, which is then presented as the more traditional, rural, maybe more authentic part. But it helps to have such a contrast, which in many ways you might say is a cliche, already in place. The other factor I briefly mentioned is the following. If it's true that populism has something to do with anti-pluralism, then it's important to ask, well, how do we usually experience pluralism in political life? How do we get used to pluralism? How do we get exposed to a plurality of viewpoints, voices, perspectives? Well, arguably one answer is intermediary powers. Powers which, at least since the 19th century, were seen as crucial for the functioning of representative democracy. I'm talking about political parties and professional media. If these two institutions happen to be in crisis in a country, then perhaps that facilitates the emergence of populism. And I'll say a few more words about this in a moment, but I don't want to go on for too long before you have a chance to catch up. Allora, poi mi è stato chiesto di parlare della Costituzione italiana e della Costituzione americana e in che modo eventualmente possano bloccare l'emergere del populismo o renderlo meno possibile. Beh, ci sono delle questioni a cui pensiamo tutti. Quali sono i fattori che facilitano l'emergere dei populismi? Qual è la causa principale di questa, come viene definita, ondata mondiale di populismo? Io sono abbastanza restio a rispondere a questa domanda, perché soprattutto perché è molto difficile, se non impossibile, individuare un'unica causa globale. Si dice spesso che i populisti sono maestri della semplificazione, cioè sono in grado di fornire risposte semplici a questioni complesse. Ma in realtà, e dobbiamo ammetterlo, anche a me, a tutti noi, piacerebbe trovare delle risposte semplici. Sarebbe bello poter spiegare in 140 caratteri quali sono le soluzioni ai principali problemi del mondo, come ad esempio quelli della migrazione. E invece i professori, come me qua, tendiamo sempre a essere un po' pedanti, a dire no, la causa è molto più complessa, è molto più difficile. In realtà ci sono molti fatti individuali che avvengono nei vari paesi che possono determinare l'insorgenza del populismo. È difficile definire dei fatti a livello universale. E le costituzioni possono essere un argine rispetto all'espansione del populismo, ma io non credo che siamo in grado di prevenire appunto all'emergere dei populismi, come abbiamo visto in realtà in vari paesi. Quindi quali sono le cause principali? Ovviamente ci sono delle cause che vengono menzionate continuamente, che sono le migrazioni, la disoccupazione, eccetera, ma ci sono due elementi che secondo me sono molto importanti. Se, come abbiamo detto prima, il populismo si caratterizza per il suo antipluralismo, quindi se voi siete d'accordo con quello che ho detto, se ritenete che questa sia una spiegazione plausibile, allora, diciamo che il populismo si collega soprattutto al senso di appartenenza e mette in dubbio fondamentalmente il senso di appartenenza di chi non è d'accordo con i populisti. Quindi una frase classica è dire: non siete dei veri italiani.
Se questo è corretto, diciamo che l'emergere del populismo diventa più semplice quando in un paese è in atto una specie di guerra culturale. Quindi quando c'è una parte del paese che si trova a essere contro un'altra parte del paese. Prendiamo l'esempio di Orban in Ungheria, lo sapete, lo conoscete tutti, amico del nostro ministro degli interni. Non ha sicuramente inventato lui questa lotta che c'è, questa differenza che c'è tra Budapest, ad esempio la capitale, una città liberale, una città moderna, e il resto del paese che è molto più ancorato alle tradizioni storiche. Quindi se è vero che i populisti sono contro il pluralismo, dobbiamo anche pensare a come noi vediamo il pluralismo, come siamo esposti al pluralismo, come lo riteniamo, come ci sentiamo quando siamo di fronte a diverse voci e diverse prospettive. Una risposta rispetto al pluralismo è data dall'importanza dei corpi o dei poteri intermedi, che hanno sempre avuto una funzione fondamentale nell'ambito della democrazia rappresentativa, come ad esempio i media professionali. Se queste istituzioni entrano in crisi, sicuramente questo facilita l'emergere del populismo. If I may, just to finish the thought about intermediary institutions. So, obviously, political parties themselves are not obvious instances of pluralism. They commit to one principle, if you like, one ideology. True. But at the same time, at least in traditional political parties, there was also a sense that, look, our principles do not execute themselves. We have to talk about them. We have to exchange views on what we have to do on the basis of these principles. So, you know, it was basically a structure that provided for debates on the basis of common values. I don't want to idealize this. Many of you will remember Oscar Wilde's famous observation that the problem with socialism was that it took too many evenings. So the fact that you have to go for endless committee meetings to talk about its principles and what they mean, etc., etc., you know, it's not something that is everybody's idea of fun in life. Nevertheless, I think a well-functioning party would have added this sense of pluralism. And the same with traditional media, where of course you could also always say, well, this is a more left-leaning newspaper, this is a more right-leaning newspaper, but it was usually not in any sense univocal. And I'm not the first person to say that both of these institutions as we knew them might be disappearing. And that in many parts of the world there are experiments, if you like, of how to maybe replace them with something different. Maybe we can get into a discussion about this later on. I'll be very curious what people here think about this, but looked at from the outside, it seems that in a certain way, the five-star movement is the most radical experiment in this regard, because it doesn't want to be a traditional political party, and Beppe Grillo always, you know, was, how to put this politely, very skeptical about traditional professional journalists. So it's an attempt to do things differently, and maybe it's too early to tell how this experiment will end, but in some parts of the world where these institutions are also clearly in crisis, the news is not necessarily good. Just to give you the most obvious example again from the other side of the Atlantic, clearly, the American president's Twitter account is not a site of pluralism in any shape or form. Many of you may remember the advice by one of his collaborators in the White House, Kellyanne Conway, who said, why don't you get your news directly from the president instead of, you know, reading the fake New York Times and all these sorts of things. So the suggestion that, you know, there's nothing between you as the individual citizen and your singular authentic representative. Of course, you know, people still hear other voices, but it's a very, very strong suggestion. As, alas, we have learned with President Trump, it's a very, very powerful tool. And whatever else one thinks about him, one cannot quite deny that maybe he is particularly good at it in a certain way. Of course, he himself has also told us this a long time ago, and if you maybe remember from the very beginning, said, I'm the Ernest Hemingway of the 140 characters. I do Twitter better than anybody else. Okay, semplicemente.
semplicemente per concludere questa risposta sui corpi intermedi e sui poteri intermedi che appunto hanno sempre avuto questa importanza. I partiti, poi parliamo dei partiti politici. Ovviamente anche i partiti politici non tendono ovviamente a una situazione di pluralismo, perché di solito ogni partito politico si attacca, si lega a un'ideologia specifica. Però almeno i partiti politici tradizionali hanno sempre avuto questa idea che anche i loro principi non dovevano trovare immediata esecuzione, ma che potevano essere un terreno di discussione e di dibattito. Dibattito tra i vari partiti basato su valori comuni. Ovviamente non sono qui per idealizzare questa storia del passato. Se ci ricordiamo quello che diceva Wilde sul socialismo, e aveva detto con un celebre aforisma che per il socialismo era impossibile che il socialismo diventasse realtà, ci voleva troppo tempo, che ci sarebbero volute troppe riunioni, ricordando tutte queste riunioni a cui doveva partecipare sempre, dove veniva definita una cosa, l'altro, un concetto e l'altro, quindi senza fare mai nulla. E diciamo che anche i media tradizionali, quindi in passato, si sono sempre definiti i vari giornali come più orientati a sinistra, più orientati a destra, però non si trattava mai di un atteggiamento proprio univoco. E adesso invece queste due istituzioni rischiano magari anche di scomparire. Ci sono varie parti del mondo dove si dibatte o si fanno degli esperimenti per vedere magari come sostituirli. Diciamo che, tornando all'ambito italiano, il Movimento 5 Stelle rappresenta l'esempio più radicale di questo tipo di atteggiamento. Innanzitutto non si pone assolutamente come un partito tradizionale, anzi tende totalmente a differenziarsi da questo, e inoltre sappiamo, per dirla in maniera più gentile possibile, quanto abbia un atteggiamento scettico verso i giornalisti tradizionali, i giornalisti di professione. Adesso però è ancora presto per dire come finirà questa storia, però vediamo che cosa succede anche in altri paesi rispetto appunto alle notizie. Vediamo come il presidente americano Trump usi il suo account Twitter, che non è certo un esempio di pluralismo. Uno dei suoi consiglieri, Conway, era arrivato addirittura a dire: ma perché invece che leggere le fake news del New York Times o di tutti gli altri giornali non ricevete le notizie direttamente dall'account del presidente? Ed è proprio questa idea, cioè l'idea di creare un rapporto diretto tra te come singolo cittadino e il tuo unico, vero, autentico rappresentante. Si tratta di un suggerimento davvero forte, e bisogna comunque dire che Trump utilizza il suo account Twitter in maniera davvero molto forte, è anche molto, molto bravo a farlo, perlomeno quello che dice lui di se stesso. Sappiamo che in passato si è definito l'Ernest Hemingway di Twitter, quindi dei 140 caratteri. Dopo aver messo a fuoco il concetto di populismo, e sottolineo, ma è emerso chiaramente, questo aspetto di negazione del pluralismo, passerei al secondo tema, che è comunque strettamente connesso, cioè come fronteggiare o come limitare, come uscire dal populismo senza però uscire dalla democrazia, evidentemente. E nel libro Che cos'è il populismo, emergono alcune critiche rispetto a risposte errate al populismo. Ad esempio, l'autore sottolinea come alcune reazioni al populismo tendono a cadere nello stesso errore di negare il pluralismo quando mirino all'esclusione dei populisti, cioè si contrasta il populismo riducendo ulteriormente le espressioni pluralistiche del popolo, dunque incorrendo in qualche modo nello stesso vizio che è originario del populismo stesso. Oppure ancora possiamo verificare delle tendenze che affrontano il populismo però senza andare alla radice del problema, cioè si enfatizza la leadership o la presidenzializzazione, cioè vie che si contrappongono al populismo, però non affrontano la radice della negazione del pluralismo, anzi per certe vie la riaffermano per altra strada. Allora, queste osservazioni che il professore svolge nel suo libro mi hanno suscitato questa riflessione, che peraltro sorge soprattutto dall'altro libro, Contesting the Democracy, perché mi sono chiesto, e chiedo a lui,
se il problema è riaffermare il valore democratico del pluralismo, se non possa esserci e non sia necessario anzitutto una risposta sul piano sociale al populismo, una specie di appunto reazione sociale. Nel libro Contesting Democracy, che appunto è una storia delle idee politiche del Novecento, emergono alcuni passaggi, i situazionisti, che forse per noi sono meno, poco conosciuti, ma più conosciuta è l'esperienza di Václav Havel, di Carta 77, in cui viene valorizzato il potenziale democratico della vita indipendente nella società, cioè il valore democratico di una organizzazione dal basso dei cittadini che affermano come valore politico l'indipendenza della società. E questo, io credo, di nuovo, scusate se vado a parlare sempre lì, mi ricorda molto il fondamento della Repubblica Democratica sul lavoro, cioè non su un meccanismo di investitura di una leadership, ma su un contributo plurale, su un contributo feriale di cittadini singolarmente o organizzati. Questa insomma è un po' l'idea che volevo sottoporre al professore, cioè l'importanza di una democrazia come cooperazione sociale, come antidoto e come strategia preventiva rispetto al populismo. Tra l'altro ho notato che nel libro Contesting Democracy il professore avanza qualche riserva che io condivido molto sul termine contro democracy che Rosan Vallone ha usato nel suo libro per indicare questi istituti interni al corpo sociale di bilanciamento del potere, perché sembra che siano istituti di controdemocrazia, mentre sono una componente essenziale della democrazia stessa. Ecco, non so se questa ulteriore, ecco, volevo porgere questa idea di una reazione sul piano sociale del pluralismo sociale. Unfortunately, it's easier to say how not to react to populism than it is to have a kind of global answer how to fight it. But maybe by spending another minute on what not to do, we can get a bit closer to a more positive reply. I think one very typical response to populism has been, or for shorthand, you might call technocracy, when actors essentially say there is only one rational solution to a problem. If you disagree, you basically reveal yourself to be irrational in a certain way. And the populists are so bad because all they have are these simplistic solutions to complex problems, and they're all demagogues, and they all lie, and so on. This has been a very common response. Also today in the United States, for instance. The problem is, it actually provides a perfect further opening for populists. Because when technocrats say, only one solution, no need for debates in parliament, no discussion really necessary, populists are going to say, what do you mean? Democracy without choices. What do you mean? Where are the people in all this? And if then populists are successful in elections, technocrats are going to react to this by usually saying, oh, we should ideally take even more choices away from the people, because if they have a chance, they bring crazy demagogues to power. So a kind of vicious circle starts to emerge, where these supposed extremes, populism and technocracy, actually start to reinforce each other in a particular way. But perhaps less obviously, even though they look like they're extremes opposed to each other on one level, they actually also have one important thing in common. They are both forms of anti-pluralism. The technocrat says, only one rational solution to every question. The populist says, only one authentic voice of the people. And by the way, I'm the only one who knows that authentic voice and can speak for. So everything that I would say is democracy disappears then between these two extremes of anti-pluralism,
which maybe helps us to get closer to a positive answer. Because the positive answer then would imply that people have a sense of clear choices under conditions where the political actors recognize each other as legitimate. Which you might say sounds very banal on one level, but perhaps it's still important to underline, given how many parties today, especially but not only in Europe, have not really reaffirmed the need for clear choices. For instance, many people on the right side of the spectrum have essentially said, let's start to imitate populists. Let's sort of basically start to talk like them, not to offer a different choice, but to basically follow their lead and bet on what maybe perversely you could describe as a strategy of destruction through imitation. In other words, the idea has been, if we become more like them, they're going to disappear, or we're going to absorb them somehow. Up until yesterday, or maybe up until Friday evening this week, Sebastian Kurz was the hero of the center-right in many parts of Europe. He was the person who seemed to have done it in terms of moving towards the far right, absorbing the far right, and seemingly doing so very successfully. But was this the kind of thing that was going to strengthen democracy overall? I would have my doubts. Conversely, if you look at social democratic parties, it's been pointed out rightly, I think, many times, that one of the things that perhaps prepared the path for populism was the so-called third way. The fact that social democrats also converged on a kind of supposedly reasonable center, where they very often declared, well, ideological conflict, that was, you know, the 20th century, that's over, we can all sort of now have pragmatic, reasonable solutions in this center, but in that process too, actually offering fewer choices to people. Now, I know this hasn't really answered your question at all, so let me just add one thought specifically on the theme of social cooperation. Yes, I would agree. Nobody in their right mind would deny that a vigorous, pluralistic civil society is a good thing for democracy. Let me maybe also add, on a more theoretical level, that when I say pluralism, I don't mean something like, oh, more diversity is always necessarily automatically better. Some people might say that, but that's not the point in this context. By pluralism, I really mean a kind of shorthand for saying that in our democratic societies, we have to live together with people who sometimes have very, very different ideas about what it means to live a good life, very different ideas about, you know, their cherished political principles, and so on. And pluralism is basically the imperative to find fair terms of living together. Doesn't mean that there couldn't be conflicts. Democracy is not about consensus. It is about conflict. But it's about civilized conflict, where people can respect each other as they disagree as well. So that ultimately is what I'm trying to drive towards when I try to stress the importance of pluralism. And I don't envy you, by the way. Dunque, allora, rispetto a questa domanda direi che è più facile dire come non si deve reagire al populismo invece che dare una risposta positiva, una risposta globale che valga per tutti. Ma forse se spendiamo un minuto per capire, appunto, ancora approfondire ancora come non si deve reagire al populismo, forse riusciamo ad avvicinarci a questa risposta più positiva. Iniziamo a esaminare una tipica risposta al populismo, che è stata quella della tecnocrazia, dei tecnocrati. I tecnocrati sono delle persone che dicono che esiste ai problemi un'unica soluzione razionale e che questa soluzione deve essere quella applicata. Se non si è d'accordo, si è automaticamente considerati come irrazionali. Ovviamente criticano i populisti, dicono che sono molto negativi perché hanno un atteggiamento demagogico, un atteggiamento semplicistico. Però praticamente forniscono agli stessi populisti delle opportunità. Perché? Perché anche i tecnocrati dicono che la soluzione è unica, deve essere applicata questa soluzione, non serve un dibattito politico, un dibattito parlamentare.
Per cui a questo punto rendono facile la vita ai populisti, che li possono criticare dicendo che i tecnocrati sono quelli che negano la democrazia, perché negano le scelte e negano al popolo di esprimersi con la propria voce. Se poi i populisti ottengono dei buoni risultati, magari a livello elettorale, cosa fanno i tecnocrati? Continuano a dire che bisogna ridurre ulteriormente le scelte del popolo, non bisogna lasciare che sia il popolo a scegliere, perché il popolo cosa fa? Porta al potere poi i populisti. Quindi tecnocrati e populisti fondamentalmente sono visti come due forze agli estremi, due forze opposte, ma in realtà si rafforzano vicendevolmente. Perché? Perché rappresentano entrambi due forme di antipluralismo. I tecnocrati da un estremità propongono un'unica soluzione razionale, e invece i populisti propongono l'unica voce del popolo, che ovviamente loro stessi dicono di rappresentare. Una risposta più positiva a questo punto potrebbe essere quella che appunto al popolo bisogna dare la fiducia di potersi confrontare con numerose scelte e numerose possibilità, a patto che però i politici si riconoscano la legittimità reciproca. Può sembrare un'affermazione abbastanza banale, però è molto importante sostenerla ancora, soprattutto in questo momento in Europa. Abbiamo visto fin troppe persone, vediamo fin troppe persone, soprattutto a destra, che hanno cercato di imitare i populisti, sempre portando a una riduzione di questa offerta di possibili scelte. Quindi con una strategia che potremmo definire di distrazione attraverso l'imitazione. Quindi i partiti di destra soprattutto hanno cercato di imitare i populisti nella speranza poi di assorbirli. Un esempio classico, perlomeno fino a venerdì sera, ammirato da tutti i centrodestra in Europa, è Sebastian Kurz, il premier austriaco, che cosa ha fatto? Da una coalizione di centrodestra si è mosso verso l'estrema destra per poi assorbirla. Ma questo tipo di atteggiamento rafforza veramente la democrazia? Io lo dubito. Se guardiamo invece dal lato opposto, quindi quello dei socialdemocratici, possiamo dire che in qualche modo anche i socialdemocratici hanno preparato la strada al populismo. E come questo? Soprattutto attraverso la cosiddetta terza via. Quindi anche loro si sono mossi verso il centro, cercando sempre di fornire, di proporre delle soluzioni esclusivamente pragmatiche, che però portavano semplicemente a una riduzione delle scelte di fronte alla complessità dei problemi. Quindi diciamo che purtroppo mi spiace di non aver potuto dare una risposta univoca, però passiamo anche a quello che lei mi ha chiesto, cioè sulla cooperazione sociale. Ovviamente sono d'accordo sulla necessità di una maggiore cooperazione sociale, nessuno può negare che una società maggiormente pluralista sia positiva per la democrazia, e in effetti il pluralismo, quando si parla di pluralismo, non voglio dire semplicemente che un aumento della diversità sia sempre qualcosa di migliore, non è questo il punto, ma quando parlo di pluralismo intendo dire che nella società democratica dobbiamo riuscire a essere in grado di vivere con persone che la pensano diversamente da noi, che pensano che il significato di vivere bene la vita sia diverso per loro rispetto a quello che pensiamo noi. Pluralismo significa avere delle condizioni eque che ci permettono di vivere insieme, che permettono di vivere in un ambito democratico, perché la democrazia non significa solo consenso, la democrazia anzi significa conflitto civile, ma tutto nell'ambito del rispetto reciproco. Mi pare diciamo il professor Müller accentua la dimensione del pluralismo, mi pare, collocandola soprattutto all'interno però del sistema partitico. Questo personalmente nutro qualche dubbio che il sistema partitico sia un veicolo ancora in grado di intercettare la ricchezza del pluralismo sociale e che dunque non sia necessario ripensare forme di riorganizzazione istituzionale che chiamino in causa una partecipazione più diretta, che non vuol dire attraverso il referendum, ma una partecipazione appunto della società attraverso quello che richiede il principio di sussidiarietà. Ecco, qualche dubbio che il sistema partitico possa essere oggi il vettore di questo pluralismo che rimane estraneo
allo spazio istituzionale. Ma questa è solo una piccola replica. La terza questione che volevo porre, che credo che è quella più urgente, c'è anche Nando Pagnoncelli tra noi e lo abbiamo come sempre vilmente stuzzicato su questo punto, e sono le prossime elezioni europee, per capire sia certamente l'impatto che può avere il populismo su queste, sullo scenario che si apre, sull'orizzonte che si apre per l'Unione Europea. Ma ancor più c'è un punto che mi pare importante sottolineare, cioè il populismo sfida l'Unione Europea soprattutto nella sua versione sovranista, no? Che non è l'unica versione possibile. Come ho anche scritto sull'Eco di Bergamo, a me pare che il sovranismo non è necessariamente da intendersi come un ritorno di fiamma per la potenza della nazione. Potrà esserci anche in alcune componenti questo elemento. Ma io mi ritrovo con la diagnosi di Carlo Galli quando dice che in realtà si esprime in questa via un bisogno di protezione sociale che non trova più a livello statale una risposta adeguata e a livello europeo, diciamo, non l'ha ancora trovata. In questo già e non ancora sta una situazione di vulnerabilità percepita che sfida l'Europa, ma la sfida anzitutto la sua riforma, l'incorporazione di questa sensibilità sociale che oggettivamente le manca o è carente. Come qui volevo chiedere questa cosa, come vede l'appuntamento elettorale alla sfida del populismo, al professor Müller, ricordando l'ultima cosa, che è una stupidaggine, che è il mio coscritto, dunque sono anche particolarmente contento di questo, per dire che è 70, perché anche il professore molto giovane, lo sono io. I don't make predictions, especially not about the future. But allow me to come back to something you mentioned at the beginning before you asked about the future of Europe. You said more participation is important, but not necessarily more referenda. And maybe it's worth saying a few words about this. In Italy, which is one of the European countries, you know, which has a lot of referenda compared to other countries like Germany or France, for instance. Ever since Brexit, of course, conventional wisdom has been, whatever we do, no more referenda. It's dangerous. You know, there's a kind of affinity between populism and popular referenda. They kind of, you know, they might make it easier for populists. Also, a lot of referenda are very simplistic, in or out. Too simple as a question. I think we should not be so quick with this dismissal of direct democracy. First of all, contrary to the conventional wisdom that says, oh, there is now this you know, wave of populism, or as Nigel Farage, for whom apparently the image of the wave was of insufficient world historical significance in light of his own actions, put it, a tsunami of populism. He said that in 2016 after Renzi lost the referendum. The tsunami of populism that was going to, you know, wash away all the elites. Contrary to that image, it's not really true that everywhere the people are endorsing populist leaders. At the risk of reminding you of the obvious, Brexit didn't happen because Nigel Farage single-handedly made it happen. It happened because he had very established collaborators in the very established conservative, as in Tory party, who told British citizens, you know, Nigel is a bit eccentric, but Brexit is a jolly good idea, and we should do it. And Donald Trump is not president of the United States because there was a spontaneous grassroots movement of, as the cliche would have it, angry white working class males. No, he was the candidate of a very established party. Some would say the party of the establishment. And he also needed plenty of very established heavyweight figures who basically told Americans, he might be a bit eccentric, but he is our candidate,
And if you're a Republican, you can vote for him. And of course, they still say that today. So long story short, nowhere actually in Western Europe, with the possible exception of Italy, but certainly not in North America, have any right-wing populists come to power without the collaboration of established conservative elites. So it's the, you know, it's not that, oh, somehow the people directly started to intervene and make crazy decisions and bring crazy demagogues to power. I hesitate to make this generalization, but given how many books now come out every week, you know, that look to history and say, you know, why do democracies fail? Why, what sometimes explains the end of democracy? Well, I know it's a bit of generalization, so forgive me. But if you look a little bit into at least some historical cases, it's pretty obvious that it's not the people who destroy democracy. It is elites who destroy democracy. It is elites who destroyed democracy in the 1920s in this country. It was elites who destroyed democracy in Germany in the early 1930s. So I think we should be more careful with jumping to this conclusion that, oh, the problem is always, you know, people participate directly and we should have fewer referenda. In fact, I know I'm not answering your question at all, but forgive me. In fact, in some contexts, you can maybe even use a referendum against the populists. What do I mean? Think of countries where populists, in this case, let's say right-wing populists, have really entrenched themselves in power. So let's take Hungary as an example. You know, Orban has been in power since 2010. Like all populists, he effectively says, only we represent the real Hungarian people. Now, what if you could launch a bottom-up referendum on an important issue, which on one level might disprove this claim? Perhaps it's not an accident that ever since populists come to power, they actually make it more difficult for people to have bottom-up referenda. They always talk about more participation and giving a voice to the people and so on. But if you look at what they actually do, they don't make good on this promise. Again, Italy might be an exception. I know you now have a minister for direct democracy. I'm not sure what this person does exactly. Maybe you do. And we can talk about that later on. But for the most part, it's not really, let's give more decentralized power to people. So I think we should be more careful with what has become this very widespread, very casual dismissal of direct democracy. Especially in situations where the intermediary powers I mentioned earlier on, both the parties and the media, are in good shape. I think there's no reason why the people shouldn't directly participate. So now let me finally answer your question. Clearly, many, many people have built up now this sort of apocalyptic scenario that as of next weekend, the populists are going to take over and destroy Europe. Stephen Bannon has been going around Europe for months now, selling the story to many, many European newspapers, because everybody loves the story. I mean, it sells. It's a great story. The fact that he's now allegedly is trying to build up this sort of school for populists, you know, outside Rome. This is a great story. But empirically, is this really the one thing we should worry about most? Is it really that likely that all of a sudden there's going to be something like a majority of populists in the European Parliament? I don't know. I don't make predictions. But if I look more broadly, I think the much more worrying dynamics are precisely the mainstream of the far right by supposedly center-right parties. The fact that these parties are moving very much in this direction, they don't really succeed by adopting the strategy of destruction through imitation. Just think, for instance, about how Nicolas Sarkozy in 2016 started to run after Marine Le Pen, thinking that that's the way I'm going to get back and regain the presidency. Totally failed. If in doubt, people are going to say, look, if the original is on offer, why should I vote for the pale copy? So this has led to a radical shift in many parts of Europe that I think is at least as worrying, I would say more worrying, than all these sort of apocalyptic scenarios
which however always make for, you know, more interesting page one story. The other thing that I think we shouldn't forget, and I'll finish on this, is simply that quite apart from the issue of the EU elections, we clearly now have two examples of, in this case, right-wing populists in power in Europe, and we can observe what this does to countries long-term. And it's important to go back to this point, because there is still sometimes a kind of view among, let's say, liberals in the widest sense, not in a narrow party corporate sense, but, you know, liberal Democrats in the widest sense, who tend to say, you know, populists cannot really govern, because they have all these simplistic ideas about policy. So, you know, they made all these wild promises, but on day one of their government, it's going to be obvious that nothing really works in practice. Or, also very typical, these observers will say, look, the populists are all anti-elitists. Once they are in government, they cannot keep criticizing the elite, because they themselves have now become the political elite. So it becomes a contradiction in terms if you keep criticizing the elite. We know enough now from our global experience that these views are wrong. Populists can govern as populists, which is to say, as political actors who do not fundamentally recognize the legitimacy of an opposition. And when they have enough power, which is to say usually when they're not in a coalition, they are going to take their countries in a more authoritarian direction. So we've seen this. You know, we can't be surprised anymore, thinking, oh, well, what could possibly happen when these people finally start to go? It's not all the same. There are important differences between different countries, of course. But overall, what I'm trying to underline is that this anti-pluralism has real effects in the world. And very last point, if I may, also contrary to this very comforting thought that, you know, democracies always make mistakes, but democracy is the learning system. So we are unique because we can, you know, correct our mistakes, you know, politicians can admit their mistakes, whereas all the authoritarians are basically stupid. They can't admit mistakes, they can't learn from mistakes. They're all going to end like the Soviet Union in 1991. We've learned that this contrast isn't true. These authoritarian populists in government are constantly learning. And they're copying each other's techniques for how to solidify their power. So that has nothing to do, I grant you, with the European elections directly. But I hope it was still interesting to hear. Allora, prima di tutto per rispondere alla sua domanda, devo dire che in genere non amo fare previsioni, soprattutto non amo farle sul futuro. Quindi, parliamo. Quindi, prima di rispondere sul futuro dell'Europa, vorrei tornare a una cosa che lei aveva detto all'inizio, quindi questo timore dei referendum o la mancata necessità di un maggior numero di referendum. Ed è soprattutto importante parlarne qui perché l'Italia è un paese dove si sono tenuti più referendum che in altri paesi europei, ad esempio se pensiamo alla Germania e alla Francia. Dalla Brexit praticamente tutto quello che si dice è basta con i referendum, perché sono qualcosa di pericoloso. Perché sono qualcosa che ha a che fare col populismo, perché appunto sono dei referendum tipo populista. E perché di solito le domande che vengono poste nei referendum sono poste in maniera troppo semplicistica, quindi dentro o fuori e basta. Ma bisogna dire che non si deve negare la possibilità di questa democrazia diretta, perché contrariamente a quest'idea dell'ondata di populismo, o come appunto ama dire Farage, per il quale il termine ondata non è sufficiente, quindi lui ha parlato dello tsunami del populismo, e lo ha fatto quando si è riferito al referendum perso da Renzi nel 2016, e ha detto appunto che questo tsunami avrebbe spazzato via tutte le elite. In realtà non è sempre vero e ovunque che il popolo va sempre contro l'elite, e soprattutto anche in
nella Brexit non è stata realizzata solo ed esclusivamente da Farage, ma dobbiamo ricordarci che Farage ha avuto il supporto di un partito che è ben radicato nell'establishment, che è il Partito Conservatore Britannico. E i conservatori cosa facevano? Dicevano, ma sì, Nigel Farage è un po' eccentrico, però guardate che la Brexit è un'ottima idea, quindi votiamola. Ed è quello che poi la gente ha fatto. Anche Trump, contrariamente a quelle che sono le leggende che circolano, non è diventato presidente perché ha fondato un proprio movimento di base composto solo ed esclusivamente da uomini bianchi molto arrabbiati con l'elite. Dobbiamo ricordarci che è stato il candidato del Partito Repubblicano. E allo stesso modo anche i repubblicani, ci sono stati moltissimi politici repubblicani che hanno detto ma sì, sapete, Trump è un po' strano, un po' eccentrico, però comunque è il nostro candidato, quindi votatelo. E in Europa occidentale, l'Italia forse può essere un po' un'eccezione, però in generale, diciamo che in Europa occidentale i populisti che sono arrivati al potere sono sempre stati sostenuti dalle elite. Quindi è difficile generalizzare, adesso ci sono tutti questi libri che parlano della fine della democrazia, del fallimento della democrazia, ma dobbiamo ricordarci che, e la storia ce lo sta dimostrando, che non sono i popoli ad avere distrutto la democrazia, non sono le persone, ma sono le élite, così come anche negli anni 30 del secolo scorso erano state le élite in Germania a distruggere la democrazia. Quindi non è sempre un problema il fatto che il popolo possa avere una partecipazione diretta appunto alle decisioni politiche, anzi, molte volte si vede che i referendum stessi sono contro i populismi. In un paese come l'Ungheria, dove appunto Orban governa ormai dal 2010, che è un paese appunto governato da un partito di estrema destra, che vince di essere l'unico a rappresentare la vera voce del popolo ungherese, in realtà appunto non vengono fatti dei referendum che partono dal basso. E in realtà quando i populisti parlano di questi referendum, eccetera, dicono che se loro vanno al potere daranno molta più voce al popolo, alla gente, molta più partecipazione, ma in realtà noi vediamo che questo non accade, anzi succede esattamente l'opposto. Adesso in Italia, per esempio, c'è questo Ministero della Democrazia Diretta che io non so bene che cosa faccia il ministro, magari lo sapete un po' meglio voi. Comunque, diciamo che dobbiamo sempre fare molta attenzione a semplicemente tralasciare o marginalizzare quest'idea della democrazia diretta. Soprattutto nei paesi dove i partiti politici, dove i media godono ancora di una discreta salute, bisogna permettere anche alle persone di partecipare direttamente alle decisioni politiche. Per quanto riguarda poi le elezioni europee, c'è questa idea dell'apocalissi, no? Che dalla settimana prossima i populisti andranno al potere, distruggeranno l'Europa, e ovviamente c'è Bannon che va in giro in tutta Europa, cerca di vendere questa storia, i giornali lo scrivono, perché ovviamente fa notizia, va in titoli, anche questa idea della sua scuola del populismo che ha creato fuori Roma, ma tutto questo va a finire in titoli dei giornali, ma io non credo che sia l'elemento principale di cui preoccuparsi, e non so se poi sarà vero che i populisti avranno una maggioranza nel Parlamento europeo. Per me la preoccupazione principale, l'elemento a cui dobbiamo fare più attenzione, è questa specie di sdoganamento che noi vediamo adesso avvenire dell'estrema destra da parte dei partiti del centro-destra, che appunto rendono l'estrema destra un fenomeno mainstream, come si dice. E cercano di farlo, ma anche senza successo poi reale dal punto di vista elettorale. Pensiamo a quello che ha fatto Sarkozy nel 2016. Sono delle strategie, questa strategia che dicevo prima di distrazione attraverso la copia, l'imitazione. Sarkozy nel 2016 si mise a inseguire Marine Le Pen sui suoi stessi temi, pensando che in questo modo avrebbe vinto le elezioni, ma non ci è riuscito. Perché? Perché quando siamo di fronte alla possibilità di scegliere tra l'originale e la copia, molte volte scegliamo l'originale. Ora, secondo me, questo spostamento in Europa è molto più importante di questa presunta apocalissi di cui leggiamo nei titoli. E un altro elemento a cui dobbiamo porre molta attenzione è capire, a parte quelle che sono le elezioni europee, che cosa fanno poi questi partiti di estrema destra quando vanno al potere. E abbiamo due esempi in
due paesi europei. I liberal democratici, intesi nel senso più ampio, dicono sempre: ah, ma i populisti non sono capaci di governare perché propongono delle soluzioni troppo semplici, fanno delle promesse che non si potranno mai realizzare. Il primo giorno, quando andranno al governo, si vedrà che non possono farlo. E anche gli osservatori dicono, sottolineano questa contraddizione dei populisti, perché dicono i populisti fondamentalmente sono contro l'elite, ma nel momento in cui loro vanno al governo diventano loro stessi l'elite, quindi non potranno più continuare a sostenere queste teorie. In realtà queste idee non sono così, così corrette e così reali, perché noi vediamo che i populisti stanno riuscendo a governare in quanto populisti, e quello che succede è che tolgono la legittimità all'opposizione, soprattutto quando sono al potere, non all'interno di una coalizione, ma sono al potere singolarmente, prendono una direzione molto più autoritaria. Quindi vediamo che c'è proprio questo effetto che è contro il pluralismo. E poi c'è un'altra idea, si pensa sempre che la democrazia sia l'unico sistema che è in grado di commettere degli errori, ma che poi è in grado di imparare dei propri errori, mentre si pensa sempre a queste persone, a questi governanti autoritari, come delle persone fondamentalmente stupide che prima o poi finiranno col fallire, come è avvenuto nell'Unione Sovietica nel 1991, ma in realtà non è molto vero questo, anche a questo bisogna fare attenzione. Noi vediamo che i governi populisti diventano sempre più autoritari e imparano gli uni dagli altri, quindi direi che forse questo non ha un rapporto diretto con quelle che sono le elezioni europee, la sua domanda, però penso che fosse interessante da sentire. Allora, grazie. Io ho esaurito le questioni che desideravo porre, anche su, per volere del professor Müller apriamo un breve spazio di interventi. Mi limito a sottolineare due cose velocissime. Io credo che emerga, secondo me, una risorsa fondamentale è l'idea federale. L'idea federale in Europa e a livello interno è l'idea che l'uno possa essere costituito solo a partire dalle diversità. Questo secondo me rimane un antidoto fondamentale a ogni degenerazione populistica. Mi pare poi anche l'altra cosa brevissima che voglio aggiungere, la democrazia diretta a mio avviso rischia di essere una risposta, una falsa risposta, perché all'esito della democrazia diretta di nuovo il popolo parla con una sola voce. Si è espresso direttamente, ma quello è il volere popolare. Dunque, anche con la democrazia diretta il rischio è che si smarrisca questa realtà plurale del popolo, e quindi non mi pare la via per riaffermare l'essenza pluralistica del popolo. No, questo... Vediamo a domande che possono venire da voi, raccomandando naturalmente la brevità anche per consentire al traduttore di trasporla in inglese, a meno che chi la... Prego. Sì, domanda secca. Lei ha parlato in maniera efficace dei populismi in Europa, diciamo nell'arco occidentale, no? I riferimenti alla Brexit. Per quanto riguarda la semplificazione, giudica solo semplificazione o una sorta di primitivismo politico? L'altro, tutto quello che lei ha detto, le induce ad avere vedere delle differenze rispetto ai populismi latinoamericani verso il peronismo? Has to own up to the fact that one is not an expert on 183 countries. So I'm always reluctant to, you know, give you now a sort of super detailed account of, you know, in this country it's like this, in this country it's like that, it's like that. But against the background of my theory, for better or for worse, I would say that on one level, all populisms are very similar. There's always this kind of claim to a moral monopoly of representing the people. But the content
how you describe the people, that can be very different, clearly. That can be on the right, but it can also be on the left. So there is the example that you already gave with Perón, but of course nowadays the example that most readily comes to mind from Latin America is Venezuela. Clearly there came a point after which it was no longer possible to disagree with Chavez in a legitimate way. So it doesn't have to, I've mostly talked about right-wing movements and parties, but it doesn't have to be on the right. It can also be on the left. So therefore these differences in terms of how the real people is described clearly matter. As already hinted earlier on, the causes, the facilitating factors can be very different in different contexts. It's not always the same story of how these actors came to power. And one particular, I think, problem that perhaps we see today is that on the one hand, it's correct to see a lot of similarities. So if you look at Hungary, Poland, Turkey, Venezuela, India perhaps, and God forbid to some degree the United States, you are going to see a lot of similarities. It's a little bit like the idea of family resemblance. If you put all these leaders next to each other, they're all different, of course, in one sense. But you're also going to see, yes, they belong to one political family, and other people don't belong to that family. So I think it's right to see the similarities. But the fact that these leaders pursue a common strategy doesn't mean that it's always the common cause, or that it's always the same cause. Hence, I repeat my pedantic point that one always needs to look very carefully at sort of the story of how these people came to power, you know, what specific factors may have facilitated things. Partly because the danger is, again, going back to the issue I was also trying to underline, if we have this sort of very superficial way of saying, all we have to do is, you know, reduce immigration, and then this will all disappear. In many cases, that is simply empirically not going to be true, never mind whether it's ethically the right thing to do. One just needs to look more closely. Sì, ovviamente io non posso dirmi un esperto di 183 paesi diversi, quindi è abbastanza complicato parlare, è difficile dire esattamente quali sono le differenze tra i vari stati, ma partendo da quella che è la mia teoria posso dire che tutti i populismi presentano delle caratteristiche simili. Fondamentalmente tutti partono da questa idea di avere il monopolio morale della rappresentanza del popolo. Quello che però differisce in ognuno di questi populismi è il modo in cui il popolo viene poi descritto. Come lei giustamente ha sottolineato, poi vi sono dei populismi di destra o di sinistra, appunto, parlando di Perón. Oppure un altro esempio che viene in mente subito per l'America Latina è il Venezuela. Si è arrivati a un certo punto in cui non essere d'accordo con Chavez non era più legittimo. E quindi appunto vi sono degli elementi di destra ma anche di sinistra. Quindi l'elemento più importante, discriminante tra questi populismi è il modo in cui descrivono quello che è il vero popolo. E ovviamente sono diverse anche le cause, ci sono diversi i contesti. Non sempre è identico il modo in cui questi vari populismi sono giunti al potere. Noi vediamo al momento che ci sono comunque delle analogie, se noi pensiamo all'Ungheria, alla Polonia, alla Turchia, al Venezuela, all'India e anche agli Stati Uniti, ci sono, è come pensare, non so, a vedere tutta una famiglia, no? Ci sono degli elementi di familiarità, se noi vediamo questi leader tutti insieme sono dei leader diversi, ma li riconosciamo come appartenenti alla stessa famiglia politica. Vi sono delle analogie dal punto di vista strategico, quindi perseguono delle strategie comuni, però non sempre sono uguali le cause che li hanno portati al potere. Ed è molto importante studiare la storia, studiarla con molta attenzione per vedere quali sono stati i fattori specifici. Un elemento pericoloso, diciamo, è dare però una risposta superficiale, quindi dire ad esempio, non so, se noi riduciamo le migrazioni, a questo punto questi movimenti scompariranno. Questo proprio perché in realtà non accade così, cioè dal punto di vista empirico, questo lasciando da parte qualsiasi elemento etico in una soluzione di questo tipo.
dico la tentazione di fare la domanda in inglese, affido le mie parole all'interprete con i manuali e complimenti. Una domanda rapida. Heinz Christian Strache in Austria, leader dell'ultradestra populista europea, è alla causa di una crisi di governo di questi giorni, visti i suoi presunti, molto probabili, a quanto pare, legami con la Russia di Putin. Su Nigel Farage ci sono pesantissimi sospetti di simili influenze russe per quanto riguarda la propaganda, eccetera, la macchineria che ha messo in moto. Chiedo appunto al professore quale sia, se è un argomento che ha avuto modo di approfondire, il probabile presunto ruolo della Russia in questo tipo di populismi che ha toccato anche gli Stati Uniti, perché Trump stesso ha avuto con il Russia Gate appunto, direi, pesanti problemi. Grazie. Obviously very important, but also a very difficult question. So I have not studied this myself in any way that would be illuminating beyond what you hear and read from experts in the media. But I would, if I may, add one point, because the story about what we saw in this video is Russia is part of it, but there's also another part which is very revealing. It's basically the promise that if you help me, I'm going to use the state to funnel money to you via infrastructure, basically engage in a particular form of corruption and clientelism, which helps to reshape the relationship between the state and the economy. And I think if you look at some of the countries I mentioned a few minutes ago, where populists really have now been in power for some time, and where they also had enough power, so they weren't constrained anymore really by an independent judiciary, by a free media, it's noticeable that a lot of them have precisely made this move of politicizing the economy in a certain kind of way. And you might say, well, there are plenty of political actors who try to do this, you know, this isn't so specifically populist, we see this with many parties in the world. True, but I think there might be two, nevertheless, specific things. One is that many other actors, I think, would be much happier if they could sort of hide clientelism, let's say. Whereas for populists, at least if you find what I'm trying to say plausible, from the very beginning, not all citizens are the people. Only some people are the people. And if you basically only help them, there's nothing wrong with it, or something you have to hide. This is actually, in a certain way, how things should be morally and even symbolically. And the second point is that if, you know, again going back to this debate about is what we're witnessing today comparable to what we've seen in the 20th century. So many colleagues, of course, say, yeah, it's a new form of fascism, it's something that has similarities with certain eras in 20th century Europe in particular. One thought would be to say that, yes, of course, there might be important similarities to look for, but it's also noticeable that a lot of these populist authoritarian regimes, for instance, have not unleashed anything like a systematic cult of violence. They haven't, for the most part, entirely abolished media freedom. I think it would be very implausible to say that they come anywhere close to what we might have called totalitarian in the context of 20th century Europe. But why is that? Well, again, but I shouldn't include you, but lots of people think that we have to learn from history. But we always assume that only good people learn from history. But with all due respect, bad people also learn from history. So a lot of these leaders today, they are very careful to avoid images which would remind an international audience too easily, too quickly, of, you know, the horrors of 20th century European dictatorships. I mention this because if that's true, then there's still a question, how do they control society then without being so repressive?
Well, maybe the economy is part of the answer. You exercise a certain part, a certain degree of control in the parts of the economy that are not exposed internationally, and you can do a lot this way without ever having to do anything that politically looks too bad. If you are, for instance, in a situation like Erdogan is now in Turkey, I don't think you want to be in this situation. If you have to lock up 70,000 people, people are no longer really believe your claim that this is still a democracy in good order. You much rather want to be in the situation of an Orban or even a Kaczynski in Poland, where enough outsiders are still willing to say, well, yeah, maybe some funny thing here, maybe some strange thing over there, but overall, these are still sort of, you know, functioning democracies. And what they do to the economy is part of that. And of course, it is also interesting that Strache explicitly said, basically, I want to be like Orban. That's the moral. And we're going to do that partly by reducing media freedom. He also said that very explicitly. And he sort of showed this economic strategy of how you do that. Sì, la sua domanda è importante, però è difficile dare una risposta. Io non ho studiato la questione in maniera così approfondita da essere in grado di illuminarla di più rispetto a quello che può leggere sui media o da altri esperti, ma c'è qualcosa che possiamo dire. Questo video è molto importante sia per quello che dice sulla Russia, ma anche per il fatto, anche per le promesse che vengono fatte, cioè il fatto che lui prometta di utilizzare lo Stato e il suo potere per riuscire a incanalare denaro, fondi, attraverso diverse infrastrutture. Quindi utilizzare la corruzione e il clientelismo per rimodulare quello che è il rapporto tra Stato ed economia. Ed è molto importante vedere quello che stanno facendo i populisti che sono al potere già da tempo in alcuni paesi e dove hanno un potere sufficiente che non è così limitato dal potere giudiziario e dai media. Tutti stanno seguendo lo stesso percorso, cioè politicizzano l'economia. Magari si potrebbe dire, beh, ma questa è una cosa che fanno più o meno tutti i partiti nel mondo. Sì, questo è vero, ma probabilmente molti dei partiti tradizionali preferirebbero cercherebbero di nascondere il clientelismo, di non farlo vedere apertamente. I populisti invece dicono chiaramente, noi siamo tutto il popolo, ma ovviamente per loro solo una parte del popolo è tutto il popolo e quindi non è un problema aiutare proprio questa parte del popolo. Non si preoccupano di nasconderlo. Un altro elemento è il confronto con quello che è successo nel XX secolo. Alcuni dicono, ma ci sono delle analogie con l'Europa del XX secolo, con gli orrori che sono avvenuti, i vari fascismi. Sì, diciamo che ci sono delle analogie. Fondamentalmente tutti questi regimi populisti tendono verso un certo autoritarismo. Però dobbiamo anche onestamente ammettere che finora nessuno ha espresso apertamente il culto della violenza. In nessuno di questi regimi è stata abolita la libertà di stampa. Diciamo, non sono andati verso il totalitarismo come noi lo intendiamo nel XX secolo. Una cosa da tenere presente è che molti pensano e molti dicono che tutti noi impariamo dalla storia, ma che fondamentalmente sono solo le persone brave, buone, intelligenti a imparare dalla storia. In realtà dalla storia imparano anche le persone cattive. E loro lo stanno facendo, loro cercano di evitare quelle immagini che potrebbero collegarli più chiaramente e più direttamente con gli orrori e con le dittature del XX secolo. A questo punto, come riescono a controllare la società senza procedere a un'immediata repressione? Utilizzano proprio il controllo dell'economia e soprattutto di quelle parti dell'economia che sono meno soggette a un aperto controllo internazionale. Ad esempio, pensiamo a Erdogan in Turchia, diciamo, chiudere, imprigionare 70.000 persone, beh, non è certo una situazione fantastica, perché non si riesce più a credere che questa sia una democrazia quando la situazione è di questo tipo. Invece è molto migliore la situazione di un Orban in Ungheria, di un Kaczynski in Polonia. Sì, la gente dice, ma sì, succedono delle cose un po' strane, sì, sono delle persone appunto eccentriche, eccetera, ma comunque siamo ancora in un ambito democratico.
quello che loro fanno all'economia è davvero l'elemento più importante. Lo stesso Strache ha detto che lui in questo video vorrebbe prendere Orbán come modello e che vorrebbe ridurre la libertà dei media per ottenere i suoi obiettivi. Quindi fondamentalmente stanno proprio seguendo questo tipo di strategia. E a livello economico. Il ruolo dei social media invece nell'emergere del populismo. I am happy that I have 3 hours left to answer this question. Sono felice che ci siano ancora 3 ore per poter rispondere alla sua domanda. Two things. So, on one level, it's very plausible to believe that social media can facilitate, they don't cause the rise of populism, but they can facilitate it, again, because they enable a reduction of a diversity of perspectives, they enable this direct connection between the citizen and the supposedly authentic leader. What Nadia Binati has called direct representation, so nobody else in that relationship, just, you know, myself and the president and the great leader. They can play a role in all this, but it's empirically not entirely plausible to argue, as some social scientists have done, that now everything is just a matter of completely closed echo chambers. And that, you know, because people are in these echo chambers, they are completely vulnerable to fake news. And this basically now means technology has destroyed basically our democracy. Those who have looked more closely at these factors, for instance, in the United States, have found that, yes, there are some people who will believe anything, any conspiracy theory. But it's a fairly tiny part of the population. It's very hard to argue that this is a kind of really a mass phenomenon or anything that is going to clearly decide elections. But what they have also found is that in the US, and maybe something similar exists in other countries, there is a kind of self-enclosed media ecosphere, if you like, in this case, especially on the right, where those who are in it basically do treat political news as mainly a question of identity or self-validation. And people in that ecosphere basically have no real contact anymore, even to center-right media, Wall Street Journal, things like this. It's not symmetrical. It doesn't exist in this way on the left. There are also plenty of conspiracy theories on the left, but people who are on that side will have contact eventually with the New York Times, with some other publication that is going to correct certain stories. So this self-imposed role is specific on the right. But why is it there? Why does it exist at all? And what some of our colleagues have shown very plausibly is that it has nothing to do with the internet. It wasn't determined by technology. Again, it's sort of against the view that some people now propound, where they say, oh, Facebook equals fascism. No, the creation of this self-imposed world predates the internet, and it has to do with regulatory decisions taken sometimes in the 1980s and 1990s, to do with how radio was regulated, to do with how cable news was regulated. That basically caused a certain fragmentation of the media landscape. And then the internet sort of comes on top of it. But it's different in different countries. And again, my pedantic point that we shouldn't generalize, but we should also not make the mistake of thinking that this is just purely about technology. Because if it's that, how are we going to reverse any of that? How are we going to do anything? Well, it's not technological determinism. And maybe last thing that is of interest empirically to some people, if you ask what is the medium that Americans, for instance, are still most exposed to, what do they spend most time with? The somewhat surprising answer is
radio. Because, of course, on these long commutes in your car, you're not going to check your Facebook feed, you can't, but you're going to listen to something. So these decisions about how radio was parceled out, how it led to the rise of these kind of, you know, I would say hate talk stations, especially on the right, that had long-term influences, which then sort of were compounded maybe sometimes by the internet. But we should not have this defeatist view that basically technology has now decided everything. And if I really had 3 hours, I would say something about how many regulatory decisions have to be made in a different way to counter the power of platforms, but that's really would take quite a bit of time. Or as Oscar Wilde would say, too many years. Sì, innanzitutto due cose. Prima di tutto è plausibile credere che i social media abbiano facilitato l'ascesa dei populismi, sebbene non l'abbiano causata. Perché? Perché questa, per via di questa riduzione della diversità di prospettive e per via di questo rapporto diretto che si percepisce di avere tra la persona e il proprio leader. Come lo ha definito anche Nadia Rubinati, si tratta di una forma di rappresentazione diretta, dove sono appunto io in contatto diretto con il mio leader. Ma non si può dire dal punto di vista empirico che tutto ciò sia una causa plausibile di tutto questo che sta avvenendo. Alcuni analisti sociali parlano di queste ecocamere, per così dire, chiuse, dove la gente è vulnerabile alle fake news e che quindi, diciamo, sarebbe la tecnologia ad aver distrutto la democrazia. In realtà negli Stati Uniti sono state condotte numerose analisi che mostrano che sì, ci sono delle persone che credono alle fake news, a qualsiasi tipo di cospirazione, ma in realtà si tratta di una minoranza davvero esigua, non si tratta di numeri che possono spostare e decidere l'esito delle elezioni. Sebbene negli Stati Uniti si sia rilevata la presenza di queste cosiddette ecosfere, soprattutto presenti negli ambienti più di destra, che sono di tipo chiuso, dove all'interno di queste ecosfere si trattano tutte le notizie politiche come qualcosa che serve a definire ulteriormente la propria identità e la propria autovalidazione, per così dire. E queste persone sono totalmente chiuse in se stesse, cioè non sono esposte, non leggono neppure giornali di centrodestra, come potrebbe essere il Wall Street Journal. Bisogna dire che non si trova una simmetria a sinistra, infatti anche a sinistra ci sono delle persone che credono alle cospirazioni, eccetera, ma queste persone magari ogni tanto leggono anche il New York Times, leggono qualche altra pubblicazione che mostra una visione diversa e che è in grado di correggere anche determinate opinioni. Comunque, perché c'è questo problema? Perché avviene? Non è stato tutto causato dalla tecnologia e da internet, quindi non è tutto dovuto solo a Facebook, è qualcosa che si è sviluppato prima di internet e a cui internet si è aggiunto, è qualcosa che risale ad alcune decisioni normative prese negli anni 80 e negli anni 90, quando si è provveduto a una regolamentazione delle radio, delle notizie, dell'informazione, che ha portato a una forte frammentazione dei media. Internet si è aggiunta a tutto ciò, quindi noi non possiamo dire che si tratta esclusivamente di un determinismo tecnologico. E un altro elemento empirico che può essere interessante è magari sapere qual è il mezzo a cui ancora noi tutti, o perlomeno gli americani, sono maggiormente esposti. Vi sorprenderà a sapere che si tratta della radio. La radio perché? Perché soprattutto quando si viaggia per lavoro, quando si è in giro, in auto, cosa si fa? Non si può controllare il proprio account Facebook, ma si ascolta qualche cosa. E quindi torniamo a questa regolamentazione, frammentazione delle radio, a questa ascesa negli anni 80 e 90 di queste stazioni, soprattutto di destra, che propugnavano un linguaggio d'odio. A tutto questo internet si è aggiunto, però non possiamo dire che la tecnologia appunto sia la causa di tutto. E appunto, se avessi altre 3 ore vi potrei parlare anche di come contrastare il troppo potere delle piattaforme, ma ci vorrebbe troppo. Okay. Questo
applauso mi conferma che non incorrò nel rischio di populismo, se a nome di tutti ringrazio il professore Miller per questa brillante presentazione e credo anche ringraziare l'interprete per l'apporto.